bene, te ti vedo un po'. Che c'hai, un problema? No, per nascondere il sudore, capito? Ti ricordi la prima volta che ci siamo incontrati? Che ore erano? Sai che non lo so che ore erano? Non lo ricordo. Forse la mattina? No. Dove stavamo? A Provino, cioè il mio Provino. Te hai fatto già un anno di tentativi prostetici? Sì. Di cui avremo anche una diapositiva, forse un giorno si potrà far vedere. Non ricordo, ti arrivasti, io stavo già lì da un anno e mezzo. E andò subito bene, insomma. Che poi abbiamo iniziato con l'intervista doppia noi a girare. Tipo oggi, tipo adesso. Qua tra l'altro stavamo. Sempre qua? Sì, qua accanto. Tu lo sai che io sono una tua fan. Ah sì? Sì. Anche io sono una mia fan. Ma non avrei detto il contrario. Momento imbarazzo superato. Pensavi di quando ti hanno preso, quando ti hanno cercato per fare questa cosa, che hai pensato? No, io sono cresciuto col poster di Francesco in camera. Quindi... Ma anche con quell'altra cosa meravigliosa che mi hai mandato qualche tempo fa. Che ti ho mandato? Mi hai mandato le foto del tuo diario di quando eri piccolo. Ah, quella è bellissima, sì. Quella, io ho ritrovato un diario che non trovo da 10 anni, che scrivo quando ero piccolo. E una delle prime cose che ho scritto erano 4 pagine su Totti. Una dichiarazione d'amore. Una dichiarazione d'amore, ma avevo 9 anni. Era molto bella, vedi? Era bellissima. E comunque io sono cresciuto in camera, c'avevo il poster di Totti. Era biondo, abbronzatissimo, stava calciando. Io ero bambino e vedevo questo poster. Quindi l'idea di diventare quel poster mi metteva anche un po' d'ansia, nel senso che c'era anche di nostalgico. Sei Totti è un equilibrio incredibile tra genetica, storia e destino. È stato così magico mentre giocava a pallone perché aveva uno spirito molto romano. Cioè Totti, anche se fosse stato veneto, avrebbe saputo fare il cucchiaio. Mentre, Greta, te perché hai scelto di fare Hilary? Ma in realtà io non avevo il poster di Hilary in camera quando ero piccola. Avevo altri poster, ma... Anche perché poi in realtà io e Hilary non siamo poi così tanto distanti di età. Anche di quartiere sono. Siamo proprio dello stesso identico quartiere, effettivamente, cosa che aveva individuato Luca Riboli, il nostro regista, no? Che aveva capito che parlavamo in maniera molto simile, ed è vero. No, ma tanto voglio dire, poi quando uno interpreta un'icona, la somiglianza è quasi una mancanza di rispetto. L'importante è catturarne l'essenza, no? Quindi cogliere tu ci nello sei spirito. Riuscita. Assolutamente. Credo che tu ci sia riuscita, io non lo so, però. Anche tu ci sei riuscito, no? No, voglio sapere, ma la cosa che ti ha colpito di più facendo la serie? La cosa che mi ha colpito più della serie è stato il clima, che per me funzionava da subito. Grazie anche a tutti gli attori bravissimi, a Luca. È una serie molto delicata. Cioè io sulla carta spesso quando la leggevo mi chiedevo come alcune cose poi sarebbero risultate, insomma, mi sembravano molto pericolose. E invece già dal terzo o quarto giorno mi sembrava che il clima fosse giustissimo, cioè fosse un equilibrio giusto tra ironia ed epicità. Mentre la cosa che più ti ha colpito? No, guarda, non è per copiarti, però effettivamente pure a me questa cosa qua, perché io ero terrorizzata, perché il tono della serie, cioè sulla scrittura, no, era comunque un tono complicato. Cioè sorprendentemente tutte le cose un po' alla fine si incastravano bene, anche tra di noi, no, le scene che erano scritte tra loro due, come abbiamo fatte noi due. Ho avvertito proprio che in qualche modo si fosse subito azzeccata la strada giusta e non era assolutamente scontato. E poi io avevo un balletto da fare che tu non hai visto, ma io ero terrorizzata dal balletto. E quindi ho fatto tipo un pomeriggio, ho dedicato a imparare il balletto. E c'era quella che mi insegnava il balletto. Poverina, era sconsolatissima. Sì, esatto. No, Greta, non va bene. No, Greta. No, no. Stop. Vabbè, beh, va. Ma se lo fai così, meglio di no. E io invece ho tirato di destro, io sono mancino. Ah, è vero, tu hai tirato di destro, sì. No, scherzo però. Cos'è? L'aspetto calcistico non mi ha mai spaventato. Ma scusa, arrivato. Ovvio, se serve uno forte quanto lui, puoi prendere soltanto lui, però... Te la cavavi, diciamo. Sì, insomma, dai, sì. Non te la tirare, però. Nell'economia dell'imitazione, alla fine me la cavo. Ma tu quando hai incontrato Totti la prima volta? La prima volta che ho incontrato Totti, ci ho pranzato. L'ho incontrato in questo pranzo che facemmo alla Villetta. Dove abbiamo anche girato. Esatto. Questo ristorante che lui frequenta spesso, gestito da un suo caro amico, Claudio. Ristorante storico di Roma, e lui si mangiò una pasta e fagioli e parlò tantissimo lui, tenne banco, quindi ho scoperto un Totti anche loquace che non mi aspettavo.
Sì, sembra uno che effettivamente parla poco. Parla poco. Pensa molto e parla poco. Per giocare così bene a pallone devi avere anche una mente che pensa in maniera diversa. Mentre te, è la prima volta che hai incontrato Hilary? Io l'ho incontrata in un baretto. In un baretto all'Aventino. Vabbè, è arrivata, non riusciva ad arrivare con la macchina, quindi è arrivata tutta un po' trafelata, scusate. Credo che lei invece abbia una grande forza, cioè di essere molto schietta, di essere molto onesta, no? Rispetto anche a se stessa, quello che è, quello che vuole trasmettere agli altri. E poi ho avuto un po' la sensazione che è un po' lei il motore della coppia, nella coppia, cioè che comunque le ho fatto un sacco di domande, però francamente alla fine tutto quello che... Io non gli ho fatto domande a Francesco, gli ho fatto soltanto domande... Però perché lui parlava tantissimo. Però io gli ho fatto soltanto domande calcistiche. Gli hai fatto proprio un'intervista, praticamente, un'intervista calcistica. Assolutamente, assolutamente. Avevo la possibilità di parlare con quel poster con cui sono cresciuto in camera, quindi... Ma rispetto tu a Spalletti... Te fa mai gaspi tu, che vuoi sapere? Questo scontro con Spalletti, secondo te a Totti è servito come cioè, sia come uomo che anche, forse anche come calciatore, oppure no? Ma penso proprio di sì, perché le resistenze e gli scontri servono a crescere e quindi gli è servita senz'altro. Ma è servita anche e soprattutto a me nell'interpretarlo. Convivere proprio con quel disagio, con quel pensiero in testa, con quell'inquietudine, mi ha aiutato nel conferire a Totti un'ombra di tristezza e anche di maturità in più che forse altrimenti non avrei avuto. Te invece, nell'interpretare Hilary, come hai convissuto con tutto l'entourage che Hilary gestisce? Mi sembra che lei sia un po', cioè, una persona intorno alla quale ruotano un sacco di altre persone, però allo stesso tempo mi sembra che anche per suo marito abbia fatto delle cose che non so quante donne poi avrebbero fatto, che sono andate completamente al di fuori della sua carriera, cioè prendendo delle posizioni pubblicamente rispetto alle scelte di, appunto, magari di Spalletti o alle situazioni che si sono venute a creare che magari lei non riusciva a digerire. E poi si sono contornati anche delle stesse amicizie che poi molte di queste amicizie abbiamo conosciuto per noi perché hanno girato insieme a noi, i loro amici. Sì, sì, è veri. Vero. Sì, era un set contaminato. Diciamo, la finzione e la realtà si confondevano spesso. Sì. Qual è stata la scena che ti è piaciuta di più? Le due scene al fungo, il prima e il dopo. Ah, è vero, belle quelle. Quelle sono belle. Era fighissimo stare là, il fungo è faceva vero. Ridere, poi, era un posto... Poi c'era la fine del mondo quella notte. Ma c'era una tempesta c'era fuori. C'era la fine del mondo, c'era. C'erano tempeste e noi stavamo proprio in mezzo alle nuvole, in mezzo ai fulmini. Sì. Poi ho parcheggiato la Ferrari. Tu hai parcheggiato la Ferrari vestito così, in quella maniera. Non avevo mai guidato una Ferrari, però me la sono cavata. Sì, hai fatto 2 metri anche. Ho fatto 3 metri, 3 metri. Però sì, il fungo penso, scelgo il fungo, le due serate al fungo. E la tua? Ma guarda, forse avrei scelto anch'io il fungo. Però visto che l'ho scelto te, sono costretto a... A dirottare. A cambiare scelta. Penso che forse il... Poi mi sono divertito anche quelle due sere a Tor Crescenza. Anche lì, realtà e finzione, no? Che si fondono e si confondono. Perché abbiamo girato la scena del mio quarantesimo compleanno. Nello stesso posto dove loro anche hanno fatto il 40° di Totti. E tra l'altro avevo lo stesso vestito. Sì, e poi l'arredamento era fedelissimo, rispecchiava le foto del compleanno. Voglio proprio vedere cosa chiedi. Chiedi. La serie si chiama Speravo di morire prima. Già, sì. Pensi che il titolo sia giusto? Io non speravo di morire prima, perché è stato bello vedere quella cosa. È stato bello vedere quell'onda di emozione, no? Cioè, incredibile. Quindi sono contenta di averla vissuta. Come titolo è bellissimo, però... Come titolo è bellissimo e poi è, insomma, sintetizza perfettamente un sentore. Un'ironia molto romana. E poi speriamo di aver fatto una bella serie. Esatto, speriamo di morire dopo.